pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, consentitemi innanzitutto di salutare questa assemblea di fedeli che sono venuti per questa santa celebrazione della Messa. Saluto innanzitutto le autorità, vedo il sindaco, vedo grazie a Don Gianni che ci ospita nella sua parrocchia, e poi saluto tutti i componenti di questa assemblea, a cominciare dai coloro che diverranno da questo momento membri dell'Accademia Internazionale di San Maurizio. Saluto le autorità dell'Accademia e vi invito a concentrare la vostra preghiera al Signore risorto. Siamo alla domenica seconda di Pasqua. La domenica prima è proprio il giorno che noi consideriamo come giorno della risurrezione del Signore, ma la festa di Pasqua continua. Oggi, seconda domenica di Pasqua, mettiamo Gesù risorto dinanzi ai nostri occhi. Lui è in mezzo a noi, come ai discepoli la sera della Pasqua. Chiediamo al Signore Gesù innanzitutto perdono, perché sono stati i nostri peccati che Egli ha cancellato con la sua morte e risurrezione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre leggera, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Nell'unità
unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli Apostoli. Tutti erano soliti stare insieme al portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti i credenti al Signore. Una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli sulle luci e barelle perché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti furi, e tutti venivano guariti. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aaron, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci adesso ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono il suo amore. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, Egli ci illumina. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno della tribolazione, nel regno e nella perseveranza di Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos, a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dentro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d'oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. Parola di Dio. Thank you.
torni a te, oh Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno veduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Stessa domenica di Pasqua, Gesù apparve ai suoi discepoli
come li saluta. Il saluto di Cristo è pace a loro. Ebbene, innanzitutto aspettiamoci da Gesù risorto la pace nel nostro cuore, sì, nel nostro tempo, nella nostra società, purtroppo trafitta dagli orrori della guerra. Chiediamo a Gesù di darci la sua pace. Ma poi Gesù comincia a insegnare, come dire, a presentarsi per quello che è, colui che ha ancora i segni della passione nelle mani e nel costato, nel fianco, dove ha aperto la grande ferita la lancia del centurione. E Gesù si presenta dicendo: io sono il vostro Cristo. E quando Cristo risorto, grande gioia nel cuore degli apostoli. Prendiamo anche noi questa specie di gioia della risurrezione di Cristo. Come diceva la seconda lettura, il Cristo risorto ha ormai le chiavi tra cui ha chiuso definitivamente, si potrebbe dire, la morte, il peccato, il male del mondo. Gesù con la risurrezione e la salvezza da tutto questo e continuerà con la nostra collaborazione a vincere il male. La nostra religione è quella che risolve il grande problema del male, della morte nel nostro mondo, perché con Cristo risorto abbiamo la speranza di risorgere anche noi, di vincere il male e la morte. Ma non c'era nella sera della domenica con i discepoli nel cenacolo l'apostolo Tommaso, ma una settimana dopo, stare per dire oggi rispetto alla domenica di Pasqua, ecco che Tommaso sta con gli apostoli, Gesù ancora parla, dice pace a voi e poi si rivolge a Tommaso. Tommaso aveva detto: se non metto le mie dita nel buco dei chiodi nella palma di Cristo, se non metto la mia mano nel costato di Gesù, io non ci credo. Ma ecco, Gesù appare e dice a lui, come a tutti noi, a ciascuno di noi, non essere incredulo, ma credente. Ed ecco, non so se San Tommaso ha messo proprio le dita nelle piaghe, ma certamente si è buttata a terra e ha detto la grande giaculatoria che noi dovremmo pregare ogni momento, ogni giorno: Signore mio e Dio mio, Gesù il nostro Signore e il nostro Dio. Cosa fanno i discepoli? Credono tutti, compreso Tommaso, e obbediscono a Cristo che dice loro: andate in tutto il mondo, predicate a tutti i popoli la verità della nostra fede. Non solo Cristo è risorto, ma ciascun popolo deve accostarsi a Lui, unirsi a Cristo per risorgere e per vincere il male. E lo dice quindi a ciascuno di noi. Oggi, a una settimana dalla Pasqua, approfondiamo questo grande mistero e questa gioia. Noi siamo i seguaci del Cristo vittorioso sul male, e quindi sul male innanzitutto dentro di noi. Con il battesimo ci siamo uniti a Cristo crocifisso e risorto e abbiamo avuto una vita nuova. Dobbiamo sviluppare questa vita nuova, una vita di santità, una vita di perfezione spirituale, al seguito imitando Gesù risorto. Dobbiamo essere migliori. Dopo ogni Pasqua, dopo ogni domenica, che è sempre il ricordo della Pasqua, ci dobbiamo sentire migliori, dobbiamo migliorare sempre nella nostra vita spirituale. Ebbene, noi potremo veramente compiere il comando di Cristo se veramente nei rapporti con gli altri, i nostri vicini, siamo testimoni di Gesù risorto con la nostra vita. È con il nostro esempio che noi testimoniamo che Gesù è veramente risorto.
Se siamo migliorati significa che veramente Gesù ha operato la nostra salvezza con la sua croce e la sua risurrezione. Io questo lo dico a tutti, naturalmente, siamo tutti cristiani, a noi specialmente, noi ecclesiastici, ma dobbiamo dirlo, permettete, sono qui per questo, ai membri dell'Accademia Internazionale di San Maurizio. Oggi circa 11 persone, 11 nostri fratelli entreranno in questa associazione e il loro ingresso è una specie di stimolo ulteriore a migliorare se stessi e ad essere più generosi verso gli altri. San Maurizio, voi sapete, era un martire, era venuto dall'Africa, si era arruolato nell'esercito, era diventato capitano di una legione romana che era stata mandata in Svizzera, sulle montagne svizzere, a sottomettere i barbari a Roma. Ma quando si trovò davanti a un villaggio in cui gli abitanti si erano convertiti al cristianesimo e il loro generale comandava a Maurizio e alla sua legione di sterminare questi infedeli, questi cristiani, si oppose Maurizio e la sua legione e furono martirizzati per difendere, per l'amore verso i fratelli cristiani di quel villaggio. E così il vero accademico di San Maurizio è dato per gli altri, si dona fino alla morte, si potrebbe dire, per sostenere i suoi fratelli cristiani. Chi entra nell'Accademia Internazionale di San Maurizio deve sentirsi responsabile di questa coesione con i fratelli dell'Accademia, di questa testimonianza che deve dare di essere veri cristiani, vero cristiano, e di essere pronto a testimoniare Gesù con la propria vita, con il proprio esempio. Oggi, dinanzi a Cristo risorto, ci mettiamo in grande preghiera e con grande fede gli diciamo: tu sei il nostro Signore e il nostro Dio, e gli chiediamo di aiutarci ad essere autentici seguaci suoi nella santità della vita. Nel mondo di oggi tante cose che accadono, forse per la mancanza di senso cristiano della vita che noi abbiamo perso, dobbiamo sentire di più la nostra appartenenza a Cristo e alla Chiesa, dobbiamo essere più fedeli, più impegnati nelle cose che riguardano la nostra vita spirituale. E Gesù risorto questo viene a dirci. La preghiera nostra si fa intensa a Gesù, nostro Signore e nostro Dio. Si fa intensa davanti alla Madonna, Madre di Cristo, che gioì nella resurrezione del Figlio, e i nostri santi, i santi protettori di questa città, i santi protettori di questa parrocchia, San Pietro, ebbene ci aiutino con la loro intercessione a darci la forza, la grazia di essere autentici seguaci del Signore nostro Gesù Cristo risorto. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto,
e il terzo giorno è risuscitato secondo gli scritti. Essa vinto al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore Padre, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è onorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, sia benedetto Dio che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione del suo Figlio per una speranza viva. Rivolgiamo a Lui la nostra supplica perché tutta la terra possa cogliere il frutto della Pasqua. Ripetiamo insieme: santifica nella verità la tua Chiesa, o Padre. Santifica. Per tutto il popolo cristiano, convocato nel giorno del Signore, Pasqua della settimana, perché manifesti la presenza di Gesù risorto con la gioia di vivere in uno stesso luogo e con lo stesso cuore, preghiamo. Santifica nella verità la tua Chiesa, o Padre. Per la nostra comunità, perché cresca insieme ai neobattezzati, come vera famiglia di Dio, assiduo all'ascolto della parola, perseverante nella preghiera, testimoniante nella carità fraterna, preghiamo. Santifica nella verità la tua Chiesa, o Padre. Per tutti coloro che vivono l'esperienza del dolore, perché non si lasciano vincere dallo sconforto, ma per la forza della fede e la solidarietà dei fratelli, sentano che il Signore è vicino a ciascuno di loro, preghiamo. Santifica nella verità la tua Chiesa, o Padre. Per il cristiano che dubita, per l'incredulo che vorrebbe credere e per tutti coloro che cercano con amore la verità, perché illuminati dalla grazia pasquale riconoscano che non c'è altro nome al di fuori di Cristo in cui essere salvi, preghiamo. Santifica nella verità la tua Chiesa, o Padre. Per Sua Eminenza Reverendissima Gran Priore il Cardinale Francesco Monterisi, per il Presidente e Rettore, il Duca Fabrizio Mechi di Pontassieve, perché attraverso la loro preziosa presenza l'Accademia Internazionale Mauriziana e la Delegazione di Fondi Ventotene possano continuare l'opera di divulgazione della Parola di Cristo, attraverso la carità e lo spirito cristiano che le contraddistingue in tutte le attività culturali, ricreative e di beneficenza da loro promosse, per il bene della collettività. Preghiamo. Santifica nella verità la tua Chiesa, o Padre. Per noi qui presenti, in particolare per coloro che in questo giorno di festa entreranno a far parte dell'Accademia, e per chi già ne è parte attiva e integrante, perché ci lasciamo evangelizzare con cuore docile, diventando risonanza viva della parola di Dio, attraverso l'opera e le attività promosse e proposte dall'Accademia. Preghiamo. Santifica nella verità della Chiesa, o Padre. O Dio nostro Padre, principio e fonte di ogni dono, lo Spirito del tuo Figlio risorto ci introduca nella pienezza del mistero pasquale, perché in gesti e parole ne diventiamo gioiosi testimoni per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva la tua madre, Cristo, per me. Allora, gloria del suo nome, per il nostro e tutta la tua Santa Chiesa. Accogli, o
per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo glorioso giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, e Lui, il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, e Lui che, morendo, ha distrutto la morte, e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di
San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, Santo Onorato, protettore della città di Fondi, San Sotero e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, nel battesimo ci ha resi i suoi figli amatissimi. Dinanzi al Cristo risorto, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio nostro Padre. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo la nostra debitura, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e lo ripeto, Signore, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dite ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardate i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiatevi un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
Preghiamo. Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto sia sempre operante nei nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Un grazie sincero a Eminenza per la sua presenza in mezzo a noi, per la nostra parrocchia che nei secoli certamente ha visto anche un Papa, anzi un Papa nativo di Fondi e anche tutta una storia un po' controversa nel 1300, una storia che tutti conosciamo. Ma certamente la sua presenza però dà tanto onore alla nostra realtà parrocchiale, certamente dà onore alla Accademia Mauriziana. Per questo lui è venuto in mezzo a noi e ci avete dato l'opportunità di poterlo avere. Che il Signore benedica il suo operato e tutto quello che potrà fare di bene anche all'interno di questo gruppo, che certamente è un gruppo benefico per la nostra Santa Madre Chiesa. Grazie ancora. Grazie caro Don Gianni per queste sue parole molto, molto affettuose. Grazie a tutti voi, dal sindaco a tutti i nostri componenti dell'Accademia, il diacono, i partecipanti, i ministranti tutti, e vorrei dire un grazie in particolare al coro che perfettamente ha eseguito quei canti. Ah, è proprio il coro della città di Fondi. Congratulazioni. Infine, nel nome di Gesù risorto, sono lieto di dare a voi tutti la benedizione di Dio. E poi seguirà la benedizione e la missione dei nuovi membri dell'Accademia. Invochiamo la benedizione di Dio, Padre Onnipotente, in questo giorno dedicato ancora alla Pasqua del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nella gioia del Cristo risorto, andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Grazie a Dio. Amen.